Bottoni, tessuti, cerniere, plastica sono solo alcuni degli oggetti che sono stati utilizzati per il progetto artistico del gruppo Hera, SCART, il lato bello e utile del rifiuto. A questo progetto hanno lavorato l'Accademia delle Belle Arti di Firenze, l'Accademia delle Belle Arti di Ravenna e di Carrara, oltre a tre teste realizzate dai ragazzi San Patrignano. Ecco, si vede proprio, si percepisce la mano, la cultura delle diverse accademie. Mi riferisco per esempio alla testa di Dante realizzata dall'Accademia Fiorentina, dove si vede una testa molto pop, perché la concentrazione di molti rifiuti, di varie tipologie di rifiuti provenienti da tante attività industriali, a questa vicino a me dell'Accademia di Carrara, realizzata con gli scarti delle scaglie di marmo delle sculture che fanno in Accademia, e l'ultima, l'Accademia di Ravenna, dove si percepisce benissimo la mano dei mosaicisti ravennati. È con quello che non utilizziamo più che è stata ideata una mostra che come tema ha Dante e la Divina Commedia. Se ognuno fa la sua parte attraverso il riciclo, il riutilizzo, si può costruire un mondo migliore. Questa è la sfida che noi abbiamo lanciato. Ringrazio Hera per la partecipazione e per la disponibilità e spero davvero che tante ragazze, tanti ragazzi, tanti uomini e tante donne possano venire ad apprezzare la grandezza di questo messaggio.